Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi vi presento la Seat Leon TCR che abbiamo scelto per il prossimo campionato che inizierà questo venerdì e voglio assolutamente insieme a voi non solo condividere questa bellezza ma farvi scoprire il Mugello e quindi la prima gara. Ci vediamo subito in pista. E ci siamo ragazzi, siamo in pista sul rettilineo, stiamo per passare davanti ai box in questo momento qui al Mugello, prima tappa del campionato Seat Leon TCR organizzato Team Drivers questo prossimo venerdì e siamo qui per farvi vedere il Mugello. Siamo allo staccatone dei 100, prima della San Donato, solitamente si fa in terza, dipende dal vostro setup e dal vostro stile di guida. Alla ricerca della massima trazione possibile, quindi si interpreta bene la Lugo sulla sinistra per stringere poi a destra sull'appoggio secco, largo qui sul cordolo, cercare di raddrizzare le ruote il più presto possibile. Gas a martello, Materassi in arrivo, si anticipa un po', si cerca il cordolo a sinistra, quindi la Borgo San Lorenzo sulla destra, quindi gas a martello giù sul cordolo, quinta, piccolo rettifilo a destra, si scala una marcia sulla Casanova. Bello largo qui e si stringe sulla Savelli. Quinta e qui massima velocità possibile per l'arrabbiata. Si gioca con l'acceleratore per mantenere l'auto su sopra i 180 km/h se possibile. Quindi si affronta l'arrabbiata 2, si alza un pochettino, si rilascia l'acceleratore e poi giù ancora. Acceleratore a martello e poi scarperia sulla destra, si stringe sul cordolo. Io qui non l'ho toccato, non importa, per poi andare sulla Palagio sinistra. Qui è importante uscire bene per guadagnare un massima velocità e sono qui che si fanno i sorpassi, quindi staccatone ai 70, correntaio, occhio a come si interpreta, si stringe, poi per allargare si resta a filo acceleratore, quindi si accelera, si sta un po' larghi e si stringe sulla destra, quindi per affrontare le Biondetti con il gas in fondo. E quindi quinta e sesta per lo staccatone finale della Bucine, occhio qua, non uscire fuori. Terza o quarta, dipende da come la interpretate. E qui gas a martello ragazzi per ritrovarsi sul rettilineo finale davanti ai box, sulla linea del traguardo. Io vi ringrazio per avermi seguito come al solito, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, lasciatemi un commento, un like e noi ci vediamo venerdì alle 21. Ciao!